In questa puntata di Forme d'Acqua vi porteremo nel cuore del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, proprio nella regione Abruzzo, nei comuni di Scanno e Villalago. Qui affronteremo quelle che sono le vocazioni ittiche del territorio, oltre che conoscere le bellezze del paesaggio, e cercheremo da un lato di comprendere quelle che sono le peculiarità legate alla fauna ittica e dall'altro quelle che sono le problematiche che necessitano di essere affrontate per riuscire a preservare, a valorizzare in termini di marketing territoriali questo straordinario ambiente. Siamo alla confluenza del torrente Tasso con il lago di Scanno e qui inizia la nostra sessione di pesca in questa stupenda parte di Abruzzo. Cercheremo per cominciare di insidiare qualche trotafario lungo il torrente e poi andremo anche un po' più a monte in luoghi più intricati a cercare, diciamo, il pesce selvaggio. Poi domani ci dedicheremo in prima mattinata a una sessione di pesca al coregone e al persico reale dalla barca. Il panorama è letteralmente mozzafiato, a questo punto dobbiamo prendere i pesci. Certo, Ettore certo, ci accompagnerà, certo. Sarà la nostra guida. Qua ci dicono che è una persona che è molto esperta nella pesca alla trota, al tocco e quindi conosce perfettamente il territorio. E io ti vengo dietro. Perfetto, benissimo. Andiamo, e iniziamo a risalire? E noi andiamo, sì, sì. Vai. Questa è una buca dove provare. No, io da là, da quell'angolo là, sempre un paio. Dalla parte di là devi provare. Bella. Il primo pesce, bellissimo, trotafario del torrente Tasso, che è l'immissario del lago di Scanno. Sì. E il nostro Ettore ha colpito. E ora, release. Tu al primo lancio hai preso subito una trota, però io ho visto, tu pescavi al tocco, con esca naturale, lombrico. Con amo senza ardiglione. Sì. Io pescando a spinning ho iniziato con un rotante, esca metallica, esca classica da trota, e ora metto una testina piombata con una gomma. Cercherò di imitare il tuo lombrico. Lombrico, benissimo. Dopo andiamo in zone più frastagliate. Vero. Francesco, se vuoi, devi provare dove c'è quello sperone. Sì. Dietro lo sperone proprio. Proprio dietro. Dietro. Sicuramente lì c'è. Se io la metto dietro l'esca, e la fai scendere, lo prendi. Se non lo pesco è colpa mia. C'è passato qualcuno, non è colpa tua, c'è passato qualcuno che ci ha preso. Vabbè, sei gentile. Via, vediamo.
lì su quell'angoletto là, però è incorrente deve andare. Dove pesco là? Sulla? No, è da qua e sotto la pianta, quel rovo là. Si sa com'è il torrente, la trota. Vediamo qui sotto. Addosso al ponticello pure, lo vedo. C'è la trota fario microscopica, ma bellissima, la livrea stupenda, pinnata perfettamente, un pesce autoctono della livrea scura che riprende chiaramente l'habitat nel quale è nata e cresciuta, anche se ancora poco. Siamo qui solamente per far vedere le potenzialità che questo territorio e queste acque hanno, perché i pesci sono praticamente perfetti da un punto di vista proprio di livrea e somatico. Via, ritorna, ci rivediamo tra qualche anno. Ettore, un'altra trotina. Vieni. Dice questo. Arrivo. Non entra. Sono troppo curioso, non mi è mai successo di pescare. Ettore pesca con l'amo senza ardiglione. Già in un secondo il pesce non si accorge neanche della. Eccola qua. Vai. Ci rivediamo tra qualche anno. Ciao. Ettore, prestami la canna, dai, voglio provare. Eccola. Non ho mai pescato in mezzo all'erba. Voglio provare. Guarda. Ecco, basta che la pesci. Allora. Guarda che io ho un piombino, due piombini. Pesca al tocco. Tante volte manco con il rombrico. Quando vado, neanche quello. Ritorno alle origini. Cammina piano piano, lasciala, se no fa lo scu. Tanto è aperto la. Ah, è vero. Tanto è aperto, appena metti, sì, come. Appena metti l'esca nell'acqua, senti tac tac tac. Ettore, ma tu peschi solamente al tocco qui queste acque? Da quando ho iniziato acque. A pescare in questo posto qui, in questo luogo, in questo paese, io ho pescato sempre al tocco. Effettivamente. Al lago va bene, quello col galleggiante d'accordo, però ai torrenti io ho sempre pescato al tocco. La conoscenza del territorio, delle acque. Ma io ho pescato. Alla fine la pesca è passione. Io ho pescato. Quello che conta che cos'è? Prendere pesci. Io ho pescato sul Tirino. Lì ti diverti perché prendi bestie da 2-3 kg. Eccoci. Riproviamo un po'. E mo ce va subito quello. Lasciagli un po' di filo. Accompagnala. Alla fine di questa pescata insieme ad Ettore vi rivelerò un segreto che riguarda Ettore, da non credere. Eccola! Allora, fai la ripresa. Vieni. Là! E anche il Ruscelli ha preso la trota. Abbiamo slamata e ora la rimettiamo. Ciao, bellissima. Thank you.
Noi, e ora facciamo una pausa, un riposino. Anche noi. Come si sta qui, ragazzi? Qui sotto siamo a monte del fiume Tasso, dove ci diceva Ettore. Ora ci riposiamo 10 minuti, facciamo una piccola pausa e poi proviamo a... No, anche mezz'ora. Mezz'ora? Poi ce ne andiamo. Sì, anche mezz'ora. Facciamo una mezz'oretta di pausa allora. Ettore, allora ora caliamo giù 50-100 metri e andiamo a vedere queste buche. Certo che qui i pesci sono difficilissimi, pesci autoctoni, devi pescare con attenzione, con calma. Se ti vedono per sbaglio ti sei perso l'occasione, quindi si capisce anche perché la pesca al tocco con la canna teleregolabile è molto produttiva, certo. Perché riesci a gestire meglio la distanza dallo spot e quindi riuscire a pescare qualcosa. Quindi ora io da ostinato mi porto ancora dietro la canna da spinning. Se però io non si pesca nulla, ci proviamo, mi dovrò adattare alla pesca al tocco. Sempre se Ettore me lo consente. Comunque scendiamo da sopra però, perché qua non può scendere. Dobbiamo scendere da qua. Mazza, guarda che mori. Almeno prendiamo qualche cosa. Un altro pianeta qui. Ma poi belle, belle succose sono. È andata. L'importante è averla presa. Acqua leggermente velata, perché è venuto più a monte un piccolo temporale, classica condizione per pescare al tocco con le esche naturali. Vi ricordo che Ettore pesca con l'amo senza ardiglione per non rovinare il pesce, quindi nonostante l'esca naturale, anche se il pesce ingoia l'esca, in un secondo si può slamare e rimettere in acqua. Effettivamente una bella lezione di pesca, ma ancora non sapete il segreto di Ettore. Non ci sono segreti. Comunque è un pasto stupendo, solo che ormai è diventato un po' impraticabile. Uno, perché c'è il pericolo che cadano i sassi, ci sono i cinghiali, i cervi ormai dappertutto, in cui è pericoloso stare qua sotto, che non si può sapere, insomma. Però rimane sempre un'attrazione.
che te ne pare qua? Selvaggi. Guarda, proprio una cosa stupenda, eh. Comunque prova lì. Il punto è che nel momento in cui Ettore mi ha portato in questo pezzo di Abruzzo, in questo luogo della sua storia, dove ha passato gran parte anche della sua vita di pesca, non ho saputo resistere alla tentazione, l'ho sentito proprio forte dentro di me, il bisogno di provare a pescare come lui, provare a pescare cercando di provare le sue emozioni, perché lui è una vita che pesca in questo modo, con questa attrezzatura semplicissima, una canna, due piombini, un amo, un ombrico, qualcosa di veramente semplice. Eppure mi sento forse più di prima integrato in questo ambiente. Non so spiegarvela, è un'emozione bellissima. Ettore, io ti ringrazio. Ti ringrazio perché oggi mi hai fatto vivere un'avventura che è anche un'esperienza di vita. Certo. Perché ora io vi racconto il segreto di Ettore. Ebbene, Ettore ha 80 anni e ci ha portato per questi dirupi, ci ha fatto da guida, quasi tutti i giorni va a pescare, perché qui a Scanno, dove c'è il lago a cuore, quello che da molti è definito il lago dell'amore, Ettore ha trovato anche il suo amore, sua moglie, e da tantissimi anni, pur essendo di Roma, vive qui. Ma io ti ringrazio, Ettore, anche perché tu mi hai fatto provare, pescando con la tua canna, alla tua maniera, come da tantissimi anni tu fai in questo luogo, una bellissima esperienza, un'esperienza di vita, per cui veramente grazie di cuore. Mi ha fatto piacere, veramente. È stata una bellissima giornata. Peccato che... Ma raccontaci il tuo segreto. Il mio segreto non c'è, non esiste il segreto qua. È la pazienza. La pazienza. Rompi, rifai l'amo, incagli. E poi se prendi i pesci, prendi i pesci. Sennò ti fai belle passeggiate. Bravo, esattamente. ed è questo quello che abbiamo fatto oggi insieme a Ettore. Una bellissima avventura, e qui si conclude anche la nostra prima parte, perché domani saremo sul lago di Scanno per cercare di insidiare insieme ad altri amici il coregone e qualche persico reale. Sul lago di Scanno l'alba sta per arrivare e illuminare questo lago bellissimo. Insieme a Fabio Cardarelli e ad altri amici dell'associazione pescatori qui di Scanno cercheremo in questa mattinata di insidiare un pesce molto ambito, il coregone, cercando di comprendere quelle che sono le caratteristiche tecniche con le quali si pesca in questo lago, ma soprattutto le immense potenzialità che un bacino di questo tipo, in un'area che ha i pregi che abbiamo visto e che vedremo nell'arco della giornata, potrebbe sviluppare per un indotto di marketing territoriale legato alla pesca sportiva e ricreativa. Fa uscire ancora, stop. A questo punto inizia. Tu cominci a fare questo, il movimento è questo, questa. No, molto più piano, tu devi andare su pianissimo, non devi, è questo, con quella velocità lì, fino, tu vai da lì, arriva anche in alto e poi scendere non c'è problema, puoi andare a qualunque velocità, ma salire con molta calma, capito. Perché appunto simuliamo questa famosa risalita del chironomo. Questa è un'altra cosa particolare, in periodi diversi non risentono molto dell'ancora, quando sono abbrancati ma sono distratti da se stessi, in questo periodo invece cominciano ad essere molto più frastici, quando trovi il passaggio e poi cali l'ancora, infatti vedi adesso non sta passando nulla, però poi
c'è la speranza, siccome questo è un punto, un luogo dove normalmente transitano, c'è la speranza che ritornino. Il Borregone mangia proprio sul pelo della bocca, quindi si slama molto facilmente e ha una bocca fragilissima. Qui noi stiamo a 16 metri, questo lago ha una profondità massima di 33 metri, però ecco, a sponde dove è difficilissimo trovare, se non dall'inizio subito, gli 8 metri, 7 metri, si trova una facilità, a prescindere proprio dalla piccola spiaggia. Per me è la prima volta che mi cimento in questo tipo di pesca, sto cercando di adattare i preziosi suggerimenti che ho ricevuto a un po' la mia esperienza di pesca. Ho sentito una leggera smitragliata che ho capito essere un pesce probabilmente più piccolo. È una pesca molto molto tecnica, molto molto difficile interpretare le abboccate, però la pezzatura media dei pesci qui mi sembra di capire che è piuttosto importante, con pesci intorno al chilo, e non è difficile incappare anche in prede che superano i 2 chili o arrivano ai 2,5 chili, che per un salmonide di lago come il Borregone è una taglia importante, cioè un pesce veramente bello. Nel frattempo sono venute a farci visita alcune bellissime tinche che ci hanno saltato qui davanti, perché un'altra particolarità di questo lago è la presenza di tinche di dimensioni veramente importanti. Guido ha agganciato un pesce, sicuramente un bellissimo Borregone. È uguale, questo qui, sono tutti così, questi sono, ogni tanto ne esce uno piccolo, ma questi sono i nostri. È grosso. È bello, questo è bello. Eh sì, questo tira. È grosso. Vediamo. Con l'eco scandaglio eravamo lì che parlavamo di ingegneria. Abbiamo detto, guarda, c'è una marcatura. È arrivata la toccata. Ferrata. E l'ha preso, bellissimo, bellissimo pesce, bello. Eccolo! Grande, 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 bello, bello, davvero un pesce splendido, eccezionale. Complimenti, complimenti, complimenti. E ora lo slamiamo, sì, e lo ributtiamo. Questa è la particolarità di questi pescatori, di questa gente, che ama veramente questo lago, questo pesce, di divertirsi, ma di rispettare il pesce, di ributtarlo. E è veramente una soddisfazione vedere il Borregone che se ne torna giù nelle profondità. Complimenti, bel pesce. Grazie, grazie.
Grande Guido! Abbiamo un altro coregone! Eccolo! Olè! Anche questo taglia bellissima. Cioè, cavolo, ma qui ci sono tutti pesci grossi. È impressionante. È impressionante. Ragazzi, Guido ha trovato l'hot spot del coregone, eh. Peccato, se n'è andato. Però anche questa è pesca. Ragazzi, ci sta, di perdere il pesce. Il micro persico reale. Cerchiamo di capire anche gli accorgimenti tecnici che abbiamo utilizzato in questa sessione mattutina di pesca al coregone. In realtà non sono tantissimi gli accorgimenti, però essenziali, perché se sgarri di un millimetro non peschi. Allora, caratteristiche della canna e poi anche della camolera che abbiamo utilizzato. Sì, quindi per la pesca al coregone effettivamente si utilizza una canna specifica, cosiddetto cannino, che è una canna molto leggera, con una lunghezza massima di 2,70 m, che sono quelle che poi abbiamo utilizzato noi in battuta, bilanciatissima, quindi con l'attacco del mulinello posteriore e centrato in modo tale da poterla quasi non sentire sulla mano. Perché devi stare, come avete visto, esatto, con il braccio in continua attenzione, esatto, perché per fare la ferrata. Questo cioè, sia per avere resistenza, sia per avere la sensibilità della toccata. Quindi la canna, se non la senti, quello che senti effettivamente è la sensibilissima o piccolissima mangiata. Quindi la canna è questo genere. Sul mulinello utilizziamo un trecciato non molto impegnativo, anche se le prede sono importanti, ma non è necessario avere un trecciato in 10-15 litri. Esatto. Sì. E a seguire le cosiddette camoliere. Quindi la camoliera non è altro che una lenza madre composta da, nel nostro facciamo caso, vedere una, fluorocarbon. Per capire meglio con i dettagli, esatto, di com'è. Quindi possiamo prendere composta quella che abbiamo utilizzato. Quindi la camoliera è un elemento con una lenza madre dal quale dipartono una serie di braccioli e ogni bracciolo ha questa che noi chiamiamo camola, ma realmente non è altro che una mettiera, quindi è un amo rivestito di colori diversi. Quindi in questo caso avevamo ami del
14, qualche amo di dimensione maggiore con colori diversi, e questa è anche una possibile strategia. Modificare i colori e le dimensioni permettono di sondare in modo migliore quella che è l'attività del pesce al di sotto della barca. Oggi abbiamo utilizzato questi colori, abbiamo visto i nostri amici avevano dei colori autocostruite? Assolutamente autocostruite. Rigorosamente autocostruite. Questa è una delle passioni. Che poi questo sarebbe il famoso imitazione di Chironomo. Del Chironomo, difatti il Corregone, ricordiamolo, si ciba di queste larve che partono dal fondo in galleggiamento per arrivare in superficie, e in superficie il Chironomo si schiude e da lì esce la farfalla, che poi è l'insetto che a rotazione rideposerà le uova. Quindi dobbiamo immaginare questa larva leggerissima sale con molta lentezza e tranquillità, ed è quello che noi praticamente sollevandolo, facendo questo movimento in verticale, come avete visto nelle battute, deve imitare il Chironomo, appunto. E questi accorgimenti ci hanno consentito di superare, io direi con successo, una sessione di pesca al Corregone in un periodo dell'anno non semplice. Esatto. Perché non siamo nella stagione d'oro, diciamo, sì. Siamo a fine stagione, e ciò nonostante, come avete visto, siamo riusciti a catturare pesci di taglia importante, ci siamo divertiti e, per quanto mi riguarda, ho conosciuto un mondo nuovo. Ascanio Di Franco è il presidente dell'associazione, e una domanda molto semplice: qual è l'obiettivo per cui questa associazione è nata e che cosa si propone di conseguire, oltre ai progetti importanti che abbiamo visto? Questa associazione nasce intanto come associazione di volontariato, ma soprattutto per tutelare il nostro lago, che è bellissimo, renderlo fruibile e cercare intorno a lui di creare un indotto turistico che possa portare beneficio a tutta la valle del Sagittario. Ricordiamo allora che cosa dobbiamo fare per pescare nel lago. Serve un permesso. Per pescare nel lago di Scanno e Villalago ci vuole la licenza, ci vuole un permesso rilasciato dai due comuni e il tesserino segnalatore della Regione Abruzzo. A dimostrazione della volontà di lavorare nell'ottica di preservare non solo il lago, ma anche gli ecosistemi, la dimensione ittica dello stesso, l'Associazione Pescatori Sportivi di Scanno e Villalago ha sviluppato un progetto qui presso la propria sede, che è in fase di ristrutturazione, che riguarda il Corregone e altre specie ittiche. Parliamo un attimo di questo progetto. Senz'altro, effettivamente la volontà è quella di cercare di mantenere le specie autoctone presenti nel lago. Quindi tu hai citato il Corregone, dobbiamo nominare, l'abbiamo visto anche in battuta, il persico reale, la trota e, non ultimo e molto importante, il gambero di fiume. Gambero di fiume da non confondere appunto con i gamberi, che ultimamente se ne parla, ma non ne parla, che sono gamberi assolutamente nocivi. Tutto questo avverrà secondo un ciclo che permetterà il prelievo delle uova direttamente dal lago e, tramite la crescita controllata, la reimmissione nel lago, e questo lo vorremmo fare cercando di reimmetterli quando il lago sarà pronto e carico delle unità produttive e alimentari di questi pesci. Quindi non come ultimamente è stato fatto nei mesi invernali, ma cercare di arrivare a luglio, dove quindi i corregoni primis riusciranno a potersi nutrire del loro alimento principale, che è il plancton locale. Abbiamo visto che siamo in fase di ristrutturazione, state cercando di recuperare le vasche, e a che livello di step siamo qui per quanto riguarda i vari passaggi per arrivare all'impianto ittiogenico poi in funzione? Esatto, cioè l'impianto ha, l'avete vista, la parte, chiamiamola meccanica, idromeccanica, idraulico-meccanica, preparata e pronta. Dobbiamo arrivare a portare la giusta quantità di acqua nell'impianto stesso. E in più, elemento forte su cui volevo un attimino giocare anche dal punto di vista culturale, è l'ecosostenibilità dell'impianto. A fianco all'impianto di produzione dovremo realizzare una cosiddetta pico centrale idroelettrica, quindi una centrale che produrrà meno di 5 kW utilizzando l'energia potenziale e cinetica dell'acqua, che grazie a Dio è abbondante.
Mi sembra che ci siano tutti gli elementi per considerare il progetto veramente molto valido e anche lo spirito che ha l'associazione, perché c'è un grande rispetto nei confronti delle specie ittiche e la pesca qui può diventare un veicolo turistico importante, però nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto delle specie. E anche quello che abbiamo visto stamani, pescare un pesce pregiato anche da un punto di vista enogastronomico come il coregone, ma reimmetterlo in acqua, poi è chiaro, perché non siamo ipocriti, durante l'anno capita di trattenere dei capi, ma non in maniera intensiva. E forse è proprio per questo che in questo lago straordinario abbiamo dei pesci che sono veramente dei pesci da sogno. Coregoni che arrivano anche oltre i 2,5 kg di peso. Il lago di Scanno rappresenta un patrimonio di inestimabile valore, da un punto di vista non solo sociale ma anche ambientale. Negli ultimi anni vi è stata e è ancora in atto una discussione molto accesa, anche con confronti di carattere scientifico, sulle ragioni che in alcuni periodi dell'anno determinano repentini abbassamenti del lago. È necessario indagare su queste cause per cercare di salvaguardare il più possibile quello che rappresenta uno dei patrimoni ittici più importanti della penisola. In questo incontro istituzionale che andremo a fare con numerose rappresentanze sia del comune che della regione che del parco, cercheremo di affrontare anche le modalità attraverso le quali il lago di Scanno e la pesca sportiva e ricreativa potranno essere tutelate e valorizzate nel migliore dei modi nella regione Abruzzo. Giovanni Mastro Giovanni è il neo sindaco di Scanno, eletto da pochi mesi, e con lui facciamo una considerazione sulle potenzialità di questo lago. Noi le abbiamo scoperte realizzando questo documentario, ma ci sono molte prospettive che si possono creare. Il lago rappresenta la nostra risorsa principale. Il nostro è un territorio che è immerso nel Parco Nazionale d'Abruzzo, ha un territorio straordinario, ma il lago credo che rappresenti il nostro fiore all'occhiello. Premetto che da anche quest'anno abbiamo avuto il riconoscimento della bandiera blu, che da un punto di vista commerciale e poi anche di elaborazione del marketing rappresenti comunque una priorità assoluta. Le potenzialità del nostro lago sono immense, ha la caratteristica principale dell'avere a forma di cuore, credo che poi a livello anche di brand rappresenti comunque una grande eccellenza. Ha una risorsa anche importante da un punto di vista proprio della pesca. Ci sono tante specie peraltro particolari, dal coregone, anche dal luccio, e ci sarebbe la necessità di potenziarlo proprio anche come pesca sportiva. E credo che anche con il vostro intervento credo che possiamo riuscire a fare anche una promozione per cercare di attrarre anche dei pacchetti turistici. Abbiamo anche poi una ottima ricettività nel nostro luogo e quindi credo che si possano offrire anche tante opportunità in tal senso. Antonio Carrara è il presidente del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, un territorio molto ampio con grandissime potenzialità. Quale può essere il ruolo che la pesca sportiva può svolgere in una zona così importante come il parco? Ma io credo che possa svolgere un doppio ruolo. Nel parco la pesca sportiva è stata sempre garantita, ovviamente gestita nel territorio più ristretto del parco, gestita e autorizzata dall'ente direttamente. Qui a Scanno siamo in un territorio che invece è nell'area contigua del parco, nell'area esterna, e credo che possa realizzarsi un'ulteriore collaborazione anche, come dire, con i sistemi di gestione del parco rispetto all'autorizzazione. Credo che sia importante sia dal punto di vista turistico, ma anche perché l'attività e spesso la sensibilità che i pescatori hanno ci aiuta a conservare al meglio i fiumi e chi vive nei fiumi. Antonio Di Santo è il presidente della comunità del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che è un organo
di rappresentanza politico-istituzionale nel quale gli enti insieme, non solo i comuni ma anche la provincia, la regione eccetera, affrontano le questioni che riguardano il parco, quindi con esse anche quelle della pesca sportiva. Assolutamente. Sì, la comunità del parco è un organo politico, appunto, di consultivo, propositivo, all'interno del quale vengono discusse tutte quelle che sono le possibilità, le strategie per uno sviluppo sostenibile dell'area del parco. La pesca sportiva è una di queste possibilità, assolutamente un'attività sostenibile, un'attività che è presente a Scanno, che è uno dei 24 comuni del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che è composto appunto da 24 comuni in tre regioni. La pesca sportiva io credo che possa rappresentare davvero una proposta alternativa a quella che è la proposta estiva di fruizione della montagna, quindi trekking a piedi, a cavallo, mountain bike, oppure l'inverno alla proposta sciistica, mentre la pesca sportiva è, chiamiamola, un riferimento di nicchia, ma che di nicchia non è, nel senso che in Italia, come dicevamo prima, ci sono parecchi praticanti di pesca sportiva. Io credo che Scanno, con la sua particolarità, con la sua straordinaria bellezza anche naturale, essendo un lago appunto naturale incastonato nel Parco Nazionale, può rappresentare una proposta alternativa a quella che è il turismo in generale, e la pesca sportiva appunto può rappresentare una proposta di integrazione allo sviluppo di quest'area. Eustachio Gentile è commissario della comunità montana Peligna, che comprende anche il lago di Scanno, e credo che ci sia la possibilità, grazie anche all'incontro interistituzionale che si è svolto su tua anche spinta, oggi crei le condizioni di importanti sinergie per il futuro del territorio, del lago e anche della pesca sportiva. Come no? Io ho approfittato della vostra presenza, della presenza della FIOPS e di te, Francesco, per porre al centro dell'attenzione il problema della conservazione del lago di Scanno, che è in funzione poi dello sviluppo socio-economico del paese. Cioè, se noi non salviamo il lago di Scanno, abbiamo anche grosse difficoltà a mantenere livelli economici accettabili. Per questo ho cercato di coinvolgere intorno a un tavolo tutti i soggetti istituzionali deputati, affinché si rendano conto della necessità di un progetto che vada in quella direzione. Oggi abbiamo affrontato con numerosi interlocutori istituzionali il tema del futuro del lago di Scanno e con esso del futuro della pesca. Ci sono prospettive piuttosto interessanti per il territorio e credo anche per l'Abruzzo. Io penso che siano molto interessanti le prospettive per il futuro dopo aver revisionato la legge sulla pesca dopo 32 anni. Cioè, erano 32 anni che la Regione Abruzzo non aveva rivisto questa legge, e rivedendo la legge abbiamo inserito una cosa molto importante per il lago di Scanno, attuando un regio decreto, abbiamo riportato nella legge regionale che il lago di Scanno venga gestito dal Comune di Scanno e il Comune di Villalago. Penso sia molto importante per il turismo, per quanto riguarda la pesca, su questo territorio. Nella legge che abbiamo rivisto, revisionato e approvata anche dal circa 6-7 mesi, abbiamo anche ripreso le osservazioni del governo e riportate in modo che adesso è attuabile, e in questa legge abbiamo stabilito anche ciò che riguarda la legge sportiva. La legge sportiva penso sia importante sia per quanto riguarda tutte le associazioni che svolgono attività di pesca e sia per quanto riguarda il turismo, che può essere incrementato in questo lago di Scanno, che è molto conosciuto per la bellezza, ma può essere anche conosciuto per l'attività sportiva che i pescatori possono svolgere intorno al lago stesso. Con alle spalle la bellissima chiesa di Sant'Antonio da Padova, che è stata tra l'altro la scenografia di un'importantissima fotografia di Mario Giacomelli del 1957, che è esposta al MoMA di New York, al Museum of Modern Art, si conclude questa straordinaria avventura di pesca, ma anche di vita, qui nel territorio di Abruzzo, di Scanno e Villalago. È il momento di ringraziamenti dalle tante persone che hanno accolto con affetto e veramente grande vicinanza e apertura di cuore la nostra presenza, sia ospitandoci, come ha fatto il titolare
dell'hotel, del Park Hotel, che ci ha ospitato e che ci ha gentilmente offerto il pranzo che abbiamo avuto con tutte le rappresentanze istituzionali che abbiamo incontrato in questo viaggio. Così come dobbiamo ringraziare Flavio Flamini, che è stato il mio primo contatto qui con il territorio di Scanno, che per primo mi ha chiesto di venire, e i tanti amici dell'Associazione Pescatori Sportivi di Scanno e Villalago che si sono messi a disposizione, che hanno consentito di farci da guida. Ettore, che ci ha guidato negli angusti territori stretti, nelle valli straordinarie dell'Abruzzo, che abbiamo conosciuto nascosto in questi giorni, e tutti gli altri che ci hanno accompagnato in una bellissima sessione di pesca al Corregone durante il lago. Il lago è considerato il lago a forma di cuore. Questi amici ci hanno veramente dimostrato, insieme alle istituzioni, che questo territorio è aperto a una crescita culturale, una crescita del turismo, una crescita che veda anche la pesca un elemento importante di futuro, di avanguardia. Per cui grazie e alla prossima.